La pace dei santi sia con voi. Il 9 giugno la Chiesa celebra la memoria di Sant'Efrem, diacono e dottore della Chiesa. Efrem nacque nel 306 a Nisibi, città della Mesopotamia, governata con le forze delle armi da Roma. Dei primi anni della sua vita si conoscono racconti molto diversi tra loro. Certo, invece, il sacramento del battesimo, ricevuto verso i 18 anni. Strinse una profonda e spirituale amicizia con il vescovo della città, San Giacomo, con il quale contribuì a costruire e a guidare una scuola di teologia. Ordinato diacono prima del 338 dal vescovo Giacomo, visse e operò a Nisibi fino alla conquista persiana. Poi, rifugiatosi ad Edessa con i suoi discepoli, pose le fondamenta di una scuola teologica. Esercitò il suo ministero con la parola e con gli altri scritti e rifulse a tal punto per austerità di vita e dottrina da meritare, per l'eleganza degli inni da lui composti, l'appellativo di cetra dello Spirito Santo. Efrem morì ad Edessa il 9 giugno 373. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Efrem ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.